vale proprio la pena di dirlo, le cose più belle nascono per caso. Un po' come 14 anni fa, quando un gruppetto di vicini di casa si ritrovarono assieme per una grigliata estiva di luglio. E fu così che tra un passaparola e l'altro, tra una battuta e l'altra e tra una sonatina e l'altra, il gruppetto divenne sempre più affiatato, tanto da coinvolgere tutti gli abitanti di due intere vie del paese di Segusino, via San Rocco e via Santa Lucia. Domenica 9 luglio queste due vie hanno festeggiato la 14ª edizione della festa intitolata San Rocco e Santa Lucia in compagnia, un evento che coinvolge tutti gli abitanti delle due vie, più tanti altri amici del paese che vi si aggiungono per trascorrere una giornata tutti assieme. È nascita 14 anni fa, quasi per caso, quasi per gioco, diciamo, incontrata in mezzo ai vigneti. Là c'era in pochi 70-80 persone in mezzo a una strada. E dopo è sempre evoluta negli anni, fino ad arrivare anche a numeri di 170 persone, e adesso sono stabili sui 150 classici. E la fanno qua in centro anziani per comodità, qua nella struttura, nella cucina, nel bellissimo parco della Proloco, e allora ne approfittiamo. Già da anni ormai questa contrada detiene il primato come gruppo feste più longevo del paese e sembra proprio che i promotori dell'iniziativa non abbiano nessuna intenzione di mollare ad altre contrade l'ambito primato. Sì, qui siamo tutti amici, tutti lavoriamo, cerchiamo di aiutarci come se lo faceva una volta. Con la spontaneità delle persone ci siamo trovati una domenica, abbiamo fatto una grigliata e da là è partita sempre più in grande. La giornata, iniziata presso il capitello dedicato a San Rocco alle porte del paese di Segusino, con la celebrazione della messa officiata dal parroco Don Francesco, è poi proseguita trasferendosi tutti presso il centro ricreativo, dove il gruppo cucina del comitato ha deliziato i palati degli ospiti con una serie di piatti semplici ma preparati con molta bravura. Si sa che si mangia, e ora pasta con ragù. Pasta chi? Lui che l'ha fatta? Fatta da Alberto. Dopo che ne è come secondo che ne è polenta, che ne è spiedo, che ne è i fasoi, dopo se che ne è una poca di verdura, insomma, mista, macedonia con gelato, caffè, e dopo acqua e vino per tutti quanti. Praticamente lo spiedo è composto da pollo, ossacollo, costicina e coniglio, proveniente in via San Rocco e Santa Lucia, della contrada. È stato messo su nello spiedo stamattina alle 6 e praticamente forse per l'una dovrebbe essere tutto a posto. La giornata è poi proseguita con la lotteria, l'anguria party e tanta allegria in gruppo con canti e musiche. Un evento semplice ma che trae da tutta la sua semplicità l'essenza e la volontà di fare gruppo da parte delle persone che abitano i piccoli paesi come Segusino, ma che sta a indicare soprattutto l'unione, il senso di appartenenza che hanno gli abitanti di questi piccoli, deliziosi e vivaci paesi. Qualche passione bisogna averla, l'importante è averla a far festa e far contenti tanta gente, soprattutto del posto.